E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare dei baroni. Più precisamente andremo a vedere singolarmente questi 8 baroni, le loro funzioni all'interno del castello degli infami e bene o male come saranno strutturate le nostre battaglie contro di loro. Partiamo dal primo, nonché capo dei baroni, chiamato Fikrul il Fanatico. È appunto capo dei baroni e secondo ad Uldran. Dopo essere stato bandito dal suo casato, essendo considerato un eretico, è diventato il capo dei baroni e cerca di diffondere le sue eresie tra i caduti. Purtroppo non sappiamo molto sulle sue abilità. Quello che possiamo vedere è che impugna uno scettro un po' particolare, che potrebbe magari incentrare la battaglia in qualche modo. La seconda si chiama Elikris la Macchinista. È il secondo in comando di Fikrul, nonché suo discepolo più devoto, ed è un'esperta di armi e munizioni fornita di un grande arsenale. La macchinista è nata nella povertà e ha accumulato materiali rubandoli in giro per la Riva Contorta, e tuttora continua a rubare nuove armi. Come vediamo, questa ha un grande arsenale sulla schiena, quindi potremmo aspettarci uno scontro un po' misto, in cui dovremmo affrontarla mentre impugnerà magari diverse armi. Dopodiché abbiamo Irax, il piegatore di menti, un genio pazzo che è stato cambiato dalle sue ricerche sull'alveare e sulla loro legione oscura. Quando era ancora solo un reietto, venne mandato sulla luna, dove incontrò l'alveare e ne venne ossessionato. Ora è in grado di viaggiare nel regno ascendente. La particolarità di questo barone è appunto il suo legame con l'alveare, e avevamo visto anche nel trailer che è in grado di cambiare le sue dimensioni. Probabilmente questo sarà lo scontro un po' più diverso dagli altri, che magari si avvicinerà più a uno scontro in stile oscurità al profondo. Il quarto barone si chiama Araskas l'ingannatrice. È una maestra di trappole che preferisce starsene nascosta mentre i suoi tranelli lavorano. È il portavoce dei baroni e vede il mondo come una grande partita a scacchi. Usa le trappole perché non sa combattere. Essenzialmente in questo scontro dovremo sopravvivere alle trappole per poi raggiungere il covo di questa ingannatrice e dopodiché ucciderla, dato che appunto le sue doti combattive non sono molto alte. Il prossimo si chiama Rexis Van, il boia. È un sadico ossessionato dalla tortura dei servitori. Nessuno sa perché sia stato abbandonato dalla nascita. Si dice che sia perché i suoi genitori sapevano cosa sarebbe diventato. Di questo barone sappiamo in realtà ben poco a livello di abilità. L'unica che possiamo vedere è questa specie di sfera infuocata che ha attaccato al braccio, e come possiamo vedere in questa clip, la userà per incendiare completamente l'ambiente che ci circonda. Il prossimo si chiama Canix, il bombarolo pazzo. Nessuno sa da dove venga questo fanatico degli esplosivi, vivendo giorno per giorno è disposto a distruggere qualsiasi cosa pur di uccidere il suo bersaglio. Semplicemente questo qua sarà una lotta di esplosivi, continuerà a lanciarci di granate di continuo, ovviamente di tutti i tipi conosciuti e forse anche sconosciuti dai caduti, e dovremo cercare semplicemente di scappare. Il penultimo si chiama Pirra, il cecchino. Questo è uno spietato cecchino che grazie al suo occhio cibernetico copre sempre le spalle ai baroni, mira sempre agli spettri. Questo è un barone che avevamo già visto durante il trailer dei Rinnegati, e appunto lo scontro contro di lui sarà essenzialmente una lotta tra cecchini. L'ultimo barone si chiama Yavix, la motociclista, capo della gang dei rider formata da guidatori di tutti i casati, è pronta a guidare fino alla morte. Questo diciamo che sarà probabilmente lo scontro un po' più particolare rispetto agli altri, in quanto saremo su un barracuda e dovremo cercare di spingere la moto dell'avversario in una sorta di olio infiammabile. Quindi ragazzi, questi erano tutti gli 8 baroni con le loro storie personali e le loro abilità. Io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. E anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.